Salve a tutti, sono Esther Zambito e vengo dalla scuola Verga di Canicattì. Questa settimana ho scelto per voi di parlare del libro di Pollyanna. L'autrice è Eleanor Oldman Potter ed è un genere classico per ragazzi. Secondo me bisogna leggere per accrescere la nostra cultura e la nostra fantasia e dar vita a mondi sia reali che fantastici. Pollyanna arriva a casa di sua zia, la zia Polly, che non l'accoglie con felicità ma con tristezza e rabbia e rancore. Pollyanna rimane però, nonostante ciò, tutto il tempo e tutti i giorni positiva e spensierata, anche grazie alla governante Nancy. Un giorno incontra un uomo che era rimasto burbero dal giorno in cui la donna che amava, cioè la mamma di Pollyanna, aveva sposato un giovane pastore, un altro uomo. E un giorno quest'uomo si fa male al piede e diventa sempre più arrabbiato e burbero. Però grazie a Pollyanna riesce ad affrontare le sue difficoltà ad affrontare ogni giorno con positività. Un giorno purtroppo Pollyanna però, uscendo da scuola, si fa male e viene investita da una macchina. E rimane però, nonostante tutto, sempre positiva. E questo libro mi ha suscitato tenerezza e simpatia verso questa bambina abile e sognatrice. Mi ha insegnato a non arrendermi mai davanti alle difficoltà ed andare sempre avanti nonostante tutte le difficoltà. Vi lascio con questa citazione. Il gioco della contentezza, nel riuscire a trovare in qualsiasi cosa, bella o brutta, una ragione per essere contenti. Grazie a tutti e buona lettura!